continuità all'educazione digitale, favorendo l'integrazione dei nuovi strumenti nei programmi di studio. La società ha bisogno di crescere nelle conoscenze digitali, l'intera società, non soltanto alcuni suoi ambiti più o meno ristretti. Proprio la DAD ha evidenziato i divari di sviluppo tra le diverse aree del paese. In alcuni territori la rete non arriva o arriva male. Mediante le risorse poste a disposizione dalla Unione Europea si intende opportunamente correggere questa inaccettabile realtà. Quando è comparso il virus, la scuola è stata la prima a dover chiudere le sue porte. Ora, grazie alle vaccinazioni e alle nuove misure di precauzione, questo non deve più accadere. Abbandoni scolastici e impoverimento educativo, soprattutto nelle aree sociali già svantaggiate, si sono aggravati e rappresentano indubbiamente una pesante eredità di questa stagione. Per affrontare con energia questo aspetto, possono esserci di aiuto lo spirito e la passione civile che hanno consentito di limitare le conseguenze negative delle successive chiusure. L'abbandono e il disimpegno di ragazzi è stato contenuto dalla ingegnosità e dalla determinazione di insegnanti che hanno sovente rincorso gli assenti, che li hanno cercati anche quando era difficile muoversi da casa, che hanno costruito collegamenti, spesso anche grazie alla generosa collaborazione e al senso di solidarietà di compagni di classe. Non sono rari i casi di giovani che hanno fatto da collettori di computer non più utilizzati, che li hanno mandati a riparare per poi donarli.